Casa del commiato del cavaliere Antonio Guariglia, un punto di riferimento per chi è costretto a separarsi dai propri affetti, per accogliere le salme in attesa di esequie e cremazioni e per offrire alla famiglia del compianto un luogo in cui raccogliersi per l'estremo saluto. Il servizio della Casa del commiato è gratuito per coloro che affidano le esequie all'Agenzia Funebre di Antonio Guariglia e figli. La Casa del commiato San Leonardo è di proprietà dell'Agenzia Funebre di Antonio Guariglia e figli, da non confondere con case di omonimia. Le nostre sedi sono esclusivamente in via Settimio Mobilio 45 e in via San Leonardo 108. De Filippis Pneumatici, centro driver Pirelli. Venditi. Per te che sei sempre attenta a ciò che porti in tavola, Todis, la spesa di qualità a prezzi convenienti. Con i suoi reparti freschi, Todis è garanzia di bontà e genuinità. Ortofrutta, salumeria, gastronomia, macelleria. I Grimaldi 37, nei pressi della stazione ferroviaria. Studio Kinesis. A Baronissi, la struttura medico-fisioterapica specializzata con ambienti confortevoli e attrezzature all'avanguardia. Fisioterapia, visite specialistiche e riabilitazione. Trattamenti mirati allo scopo di consentire ai pazienti di tornare al miglior stato nel modo più rapido e sicuro. Allo studio Kinesis, il rapporto col paziente è chiaro, professionale, cortese ed efficiente. Studio Kinesis è a Baronissi, Salerno, in via San Francesco 33, telefono 089 94 81 203. Solo con LDR Power. Partner Enel Energia, Enel X, Enel X Way. La potenza di un sogno, la passione di un team, un progetto che diventa una solida realtà. LDR Power garantisce soluzioni personalizzate per famiglie e aziende nel campo dell'energia. Commodity luce, gas e fibra, prodotti ad alta efficienza energetica. Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, tra responsabilità e innovazione. Un futuro sostenibile su misura, solo con LDR Power. Partner Enel Energia, Enel X, Enel X Way. Uvida è un progetto che segue le stagioni, è rispetto della natura, è verde, è orto, giardino e alberi. Uvida è cibo così normale da essere speciale in una location accomodante e che trasmette serenità. Vogliamo accompagnarti in uno dei passaggi cruciali della nostra vita, la nutrizione, rendendolo un momento speciale con i nostri piatti, la professionalità, la passione e l'attenzione ai prodotti locali. Vogliamo essere il fattore Q di quelle due ore che dedicherai a te, al cibo, al relax. Lasciati coinvolgere dalla nostra idea di food per le tue feste ed eventi privati, anche all'aperto. Uvida Pizzeria Ristorante, via delle Calabrie 85, Salerno. Uvida, cibo, cultura, identità. We'll be right back.
Eccoci qui, amici di TVOG e di Salernitana News, ben trovati in diretta anche quest'oggi con Ricominciamo, speciale ritiro da Fiuggi. Non ci sono io, ma c'è il nostro Oreste Tretolo, andremo tra pochissimo da lui. È il giorno 22, la puntata numero 22, ed è anche l'ultima settimana in cui saremo in onda, perché ci congederemo proprio sabato in occasione del trofeo Angelo Iervolino. Andremo con il nostro prepartita proprio allo stadio Arechi, quindi è una settimana questa che si preannuncia lunga, sicuramente corposa, sicuramente piena di aggiornamenti. Domani ci sarà la presentazione ufficiale, la conferenza di presentazione ufficiale di Benoît Costiel, che è il nuovo portiere della Salernitana, sarà il vice di Ochoa, ha già rilasciato alcune dichiarazioni che tra poco ascolteremo. Oggi la Salernitana ha riposato, è andata a fare rafting, ma ci dice tutto. Terme, dove soggiorna la Salernitana. Buon pomeriggio, anzi buonasera Oreste. Ciao, ciao Alfonso, un saluto a te e a tutti gli amici che ci seguono. Sì, oggi giornata free per i calciatori della Salernitana, e come hai già anticipato tu, si sono dedicati un po' allo svago, sono andati nella vicina Cassino, al parco Adventureland, dove si sono cimentati, cosa già successa in realtà a Rivisondoli con il rafting, e qui stiamo vedendo le immagini, e da quel che ci risulta c'è stato anche un piccolo sgarro alla dieta, è stata messa a punto dal nutrizionista Stefano Gallo per mangiare un po' di buona carne fatta alla brace, quindi c'erano, come vedete, un po' tutti i calciatori, Castanos, Bron, Fazio, e sono tornati intorno alle 17 qui nell'hotel Fiuggi Terme. Come vedete è stato preparato anche c'erano anche i magazzinieri per tenere custodito tutto il materiale sportivo, e c'era anche parte dello staff di Paolo Sosa. Non tutti i calciatori però erano presenti, perché alcuni hanno dovuto gioco forza saltare questo momento di svago, perché c'è anche in questo momento c'è anche un'infermeria da tutelare, da controllare, perché ci sono dei calciatori che non stanno proprio benissimo, ed è il caso di Maggiore, di Fiorillo soprattutto. In realtà per Maggiore la situazione sembra essere leggermente migliorata, perché oggi ci risultava, ieri c'era stato comunicato che oggi sarebbe dovuto andare a Salerno, in realtà accompagnato dal fisioterapista Giuseppe Maiano, sia lui sia Fiorillo si sono recati a Roma per dei controlli, al termine dei quali però non sono rientrati in albergo a rilassarsi, ma sono andati al centro sportivo Capo i Prati ed hanno lavorato in palestra, seguiti da Mauro Lamberti, preparatore dei portieri, ovviamente Fiorillo, e da Fiorillo, che ormai da una settimana insomma fa i conti con questi problemi fisici, e c'era Daniele Tozzi a seguire Giulio Maggiore, che già ieri ci aveva fatto intendere come in realtà questo infortunio avuto, questo fastidio al flessore accusato nel finale della partita del Frosinone proprio in occasione del gol del pareggio di Valencia non fosse così grave, perché ci aveva detto all'uscita, aveva parlato con i tifosi, sto bene, sembrava sorridente, rilassato. Oggi ha lavorato in palestra e l'abbiamo visto fare anche un po' di squat, un po' di plank, quindi insomma probabilmente è stato solo un grosso spavento, perché l'anno scorso Maggiore ha dovuto fare i conti con tanti problemi muscolari che l'hanno praticamente limitato al 100%. Qualche controlli anche per Lovato, che si è recato a Roma, il difensore, ricordiamo, più di un mesetto e mezzo fa, prima dell'Europeo Under 21, aveva accusato un problema muscolare che gli aveva fatto saltare anche l'ultima partita casalinga, quella contro l'Udinese, un check di controllo, ma in queste settimane il calciatore non ha avuto problemi, quindi tutto a posto. Primo allenamento per Benoît Costiel, che stamattina ha svolto le visite mediche a Salerno, era arrivato ieri qui a Fiuggi, stamattina era tornato a Salerno, aveva svolto le visite. Ecco Oreste, sì, stiamo vedendo proprio le immagini di sì. Costiel, che poi tra l'altro ci faremo spiegare, perché io non parlo francese, non so se si pronuncia in maniera diversa, se Costiel. Ci faremo spiegare domani mattina da lui e da Morgan De Santis, che ha giocato tra l'altro, che è poliglotta Morgan De Santis, anche, sì. Esatto, conosce molto bene anche il mercato francese. Dicevo, c'è questa conferenza stampa alle 9:30, orario inusuale, dovrai svegliarti presto, tu che sei un noto dormiglione, ma insomma ci sarò anch'io con te a offrirti il caffè. Perché, per quale motivo la conferenza si tiene alle 9:30, non per puro spirito di
di cattiveria nei confronti del nostro Restetretro, ma perché De Santis è segnalato poi in partenza e quindi immaginiamo possano esserci degli affari di mercato in conclusione. Apro una piccola parentesi in tal senso, poi magari ti coinvolgo ancora sul nuovo portiere Oreste, perché è chiaro che siamo un po' curiosi di capire qual è l'impatto, ascolteremo anche qualche sua dichiarazione tra pochissimo. La Salernitana è in attesa di ricevere dalla Juventus buone notizie. Juventus che, l'ho anticipato Gianluca Di Marzio, è in procinto di acquistare Facundo Gonzalez, giocatore uruguaiano, classe 2003, è un difensore che si è messo in luce proprio nell'ultimo mondiale Under 20 vinto dall'Uruguay a danno dell'Italia in finale, giocatore del Valencia che sebbene non abbia ancora esordito nella Liga nella prima squadra ma ha giocato soltanto nella seconda squadra, è stato già convocato anche in rappresentativa maggiore per 3 milioni, la Juventus lo prenderà e dovrebbe andare in prestito proprio alla Salernitana, che è una delle società interessate a fare questo discorso, non l'unica. La Salernitana per la verità vorrebbe imbastire un pacchetto anche diverso, anche più cospicuo, per avere Fabio Miretti, non è un mistero, è uno dei giocatori che Sosa ha chiesto praticamente fin dall'inizio, un altro under che ben si sposerebbe con l'intenzione del club di mettere lì tanti under in mezzo al campo, giocatori di corsa ma già con discreta esperienza internazionale. E anche la scelta, no, Oreste, di prendere un secondo portiere over come costruire, perché Ochoa è 85, il nuovo arrivato è 87, c'è cioè Fiorillo che ha 33 anni, insomma primo, secondo e terzo portiere sarebbero tutti e tre over, significa che ti occupi dei posti ben sapendo che vuoi i giocatori under dinamici ma già di esperienza in mezzo al campo. Sì, assolutamente sì, e come ti stavo raccontando, Costil si è già allenato oggi pomeriggio, ieri ha assistito all'allenamento già in tenuta d'ordinanza della Salernitana, ha parlato lungamente con Paolo Sosa, oggi si è allenato invece con Michelangelo Rampulla, primi esercizi sul campo del centro sportivo Capo i Prati, quindi vuole mettersi subito a disposizione di Paolo Sosa, che, curiosità, si è allenato anche lui in palestra oggi pomeriggio, anche il mister non si è sottratto a un po' di lavoro muscolare, ci tiene a tenersi in forma mentre si allenavano Maggiore e Fiorillo. Invidiabile per Paolo Sosa, assolutamente, beato lui. E quindi mentre si allenavano Maggiore e Fiorillo anche lui era in palestra a fare un po' di esercizi. Oreste, allora se sei d'accordo, Oreste, direi di andare a sentire proprio le dichiarazioni di Benoît Costil, che ha realizzato con l'ausilio ovviamente dell'area comunicazione già un video con la sua primissimissima intervista in Granata, video diffuso dai media della Salernitana, lo guardiamo insieme e poi torniamo. Tra l'altro una curiosità, sì, c'era anche l'agente ancora di Benoît Costil, ancora qui, Fabrice Picot, che ha colto l'occasione, visto che il suo assistito si doveva allenare, anche lui ha colto l'occasione per allenarsi, perché c'è una pista ciclabile attorno al centro sportivo di Capo i Prati, l'abbiamo visto in scarpette da ginnastica, pantaloncino, ha fatto un paio di giri e poi si è seduto sugli spalti ad assistere all'allenamento di Benoît Costil. Pensavo fosse andato a fare rafting anche lui, no? Invece no. Soltanto una corsetta. Va bene, ma magari proviamo ad approfondire anche, lo faremo sicuramente domani, ma il perché della scelta di questo numero di maglia, il 56, così particolare. Intanto guardiamo questo video, ascoltiamo le prime parole di Benoît Costil. Ouais, très bon, très très bon. Les joueurs ont été très sympathiques, chaleureux, bienveillants. Maintenant, j'ai hâte de vraiment commencer l'aventure et de connaître encore plus mes nouveaux coéquipiers, comme le staff, même si j'ai quand même la chance de connaître déjà très bien le staff de Paolo Sousa. J'ai toujours aimé la Serie A et l'Italie et j'ai souvent pensé venir plus tôt en Italie, ça ne s'est pas fait. Donc aujourd'hui, mon plaisir, il est très important. Je suis très content de venir ici, de vivre une nouvelle expérience,
que ce soit football, mais aussi une expérience différente de vie. Donc c'est génial, j'ai hâte de commencer. Mes mots, je ne connais pas personnellement, mais je connais forcément le gardien. On a joué l'un contre l'autre. Je crois qu'il a fait quelques saisons en France, donc quand il était à Ajaccio, donc j'ai joué contre lui. Donc ce sera un grand plaisir de travailler avec lui. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une belle harmonie chez les gardiens, qu'on travaille bien ensemble, que mes mots soient le plus performants possible. Et voilà, qu'il y ait du bon travail sur le terrain et qu'il y ait une bonne alchimie dans les rapports humains, c'est important. Je savais que Morgan de Santis me connaissait, Paulo Souza me connaît très très bien. J'ai été son capitaine dans un club précédent. Donc moi, j'ai un énorme respect pour le coach et l'homme. Je me retrouve dans ses valeurs humaines et dans son projet footballistique. Donc je suis heureux de le retrouver. Et en plus, dans une expérience différente, entre guillemets, moi je l'avais accueilli en France. Là, il va me recevoir et m'aider à m'adapter à la vie en Italie et à Salerne. Eh bien, enchanté, je suis très heureux de vous retrouver et puis j'espère qu'on passera d'excellents moments tous ensemble. Beaucoup de victoires, beaucoup de plaisir et en tout cas, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Merci. E queste sono le prime dichiarazioni di Benoit Costil con la maglia della Salernitana, video registrato ieri, come giustamente ricordavi tu Oreste, il portiere si è recato proprio ieri sera a Salerno, questa mattina di buon'ora ha svolto le visite mediche e adesso è rientrato a Fiuggi, come ci hai ottimamente descritto, per il suo primo allenamento. Chiudiamo la parentesi Costil, ascolteremo poi domani in maniera più approfondita, avremo la possibilità anche di interagire con lui. Facendo una riflessione anche in merito alle parole che abbiamo appena ascoltato, perché evidentemente si tratta di un calciatore fortemente voluto da Sosa, non solo per il valore tecnico e l'affidabilità alle spalle di Ochoa, ma anche per un ruolo importante che dovrà avere nello spogliatoio. Non è l'unico classe 87, è un giocatore che coetaneo tra l'altro di Fazio, di Candreva, c'è già Ochoa, quindi sarà una squadra anche particolarmente rappresentata dal punto di vista degli over 35, con un peso specifico all'interno dello spogliatoio che dovrebbe insomma contribuire, Oreste, non so se ha avuto la stessa sensazione, ad avere più punti di riferimento, più redini soprattutto per i giovani che arriveranno in ruoli delicati. Sì, a me ha impressionato piacevolmente il fatto che lui ieri sia rimasto dopo la chiacchierata con Sosa ad assistere a tutto l'allenamento. Ha ascoltato anche il discorso che l'allenatore ha fatto ai suoi compagni ad inizio allenamento. Avrebbe tranquillamente potuto arrivare, sarebbe potuto arrivare più tardi, sarebbe potuto andare via dopo che Sosa gli ha parlato, visto che doveva tornare a Salerno. Invece lui ha preferito restare lì e assistere all'allenamento. Già per farsi un'idea, nel post allenamento l'ho visto parlare anche con Sambia, chiaramente in francese, perché anche Sambia ha giocato in Ligue 1 in francese, quindi ha già dato l'impressione di essersi comunque calato bene nella realtà e di essere interessato alle dinamiche di squadra e di spogliatoio. Quindi si trova con quello che dici tu, che tra l'altro ieri hai parlato di questa sua recente intervista dove faceva intendere, no, di volersi mettere un po' più in disparte, insomma di essere disposto ad avere anche un ruolo magari tecnicamente secondario, ma che poi possa essere primario nello spogliatoio. Poi io penso che avere dei portieri di esperienza faccia sempre comodo, e quindi penso che sia una scelta non solo tecnica questa di Costil, ma anche una scelta proprio di per dare un altro po' di personalità in più, di esperienza allo spogliatoio, e per dare anche una guida ai più giovani, anche se comunque la Salernitana, insomma, possiamo dire senza dubbio che sia una squadra esperta, guardando appunto le varie carte di identità che ci sono nello spogliatoio. E vedremo se avrà già l'opportunità di esordire in Coppa Italia contro la Ternana, visto che Ochoa dovrebbe rientrare a cavallo tra il 5 e il 6 agosto, potrebbe avere pochi allenamenti nelle gambe, qualcuno in più Costil, quindi vedremo se toccherà a lui oppure no. A proposito sempre del discorso campo ed allenamenti, Oreste, io ricordo anche agli amici che ci seguono, perché sono in tanti poi che ci scrivono in privato, vogliono sapere anche il programma degli allenamenti.
Oggi, come hai detto, la squadra si è riposata, anche se non tutta, qualcuno è andato al campo, come Oreste ci diceva. Domani ci sarà allenamento a porte aperte, quindi domani pomeriggio, ore 18, al centro sportivo Capo i Prati sarà consentito l'accesso al pubblico, non avendo più la squadra amichevole con la formazione turca della Tayspor, che era originariamente in programma proprio domani alle 18 a Latina. Mercoledì doppia seduta, di mattina cancelli chiusi, quindi soltanto di pomeriggio a mercoledì sarà visibile l'allenamento, sempre alle 18. Giovedì e venerdì infine ci sarà allenamento mattutino in entrambi i giorni, ma con porte rigorosamente chiuse. La squadra granata poi farà ritorno a Salerno la mattina del 5, quindi nello stesso giorno di disputa della sfida con i tedeschi dell'Augsburg, che apro e chiudo parentesi, sarà trasmessa in TV, qualcuno ce lo chiedeva. Tra l'altro stessa sorte, quindi di viaggio, seppur in breve distanza nel giorno gara, toccherà all'Augsburg, che atterrerà a Napoli proprio il 5 mattina, si recherà a Salerno e poi farà ritorno il giorno dopo in Germania. Oreste, direi di leggere anche un po' di commenti da parte dei nostri amici, che sono veramente veramente tanti. Anticipo a chi ci scrive della questione stadio che ce ne occuperemo nella parte finale della trasmissione, quindi è una parentesi che apriremo dopo. Enzo Botta ci chiede se anche Bonazzoli e Sepe erano della spedizione del rafting. Giro a te la considerazione, la domanda. Assolutamente sì, li ho visti scendere dal pullman. Il fatto che si allenino a parte non vuol dire che siano esclusi anche dallo spogliatoio, questo assolutamente no. Quindi l'allenamento a parte è una mera questione tecnica e non di gruppo, ecco. Anche perché i due erano ad esempio regolarmente con la squadra e con gli infortunati in tribuna a Frosinone, quindi insomma regge la linea della Salernitana, che li considera pienamente in gruppo, pienamente a disposizione, quindi non fuori rosa, anche per non esporsi, diciamo la verità, a possibili azioni da parte dei giocatori o dei loro agenti, che insomma si sono già fatti sentire chiedendo il reintegro. La Salernitana risponde che in realtà non sono mai stati esclusi. Io non escludo che possa esserci poi qualche strascico se la situazione non dovesse risolversi con la cessione dei due, magari con l'intervento del collegio arbitrale. Vedremo. Intanto la Salernitana, come detto, li considera pienamente in gruppo, anche se poi non li impiega e non li fa allenare con i compagni. Armando Santoro: ma la Salernitana al momento quanti extracomunitari può acquistare senza venderne nessuno? Due, e la risposta è sì, perché ogni società di Serie A ha tecnicamente due posti in lista per gli extracomunitari. Uno che è libero a prescindere, a patto che chi entra, l'extracomunitario che entra, abbia almeno 5 presenze nella nazionale del suo paese, oppure negli ultimi 12 mesi abbia 2 inserimenti in lista gara della nazionale del suo paese. Il secondo posto invece arriva se c'è la cessione, la partenza di un extracomunitario verso l'estero, in modo tale da liberare spazio in un paniere considerato globale italiano del mercato dei lavoratori del calcio. La Salernitana lo ha liberato con la partenza del Carnea de Anorful Annan, giocatore classe 2004, se non ricordo male, che era stato tesserato a gennaio, doveva essere originariamente a disposizione un po' della prima squadra, un po' della primavera. In realtà a Salerno si è visto pochissimo, gli è stato assegnato anche il numero di maglia, credo intorno al 40 o 44 se non ricordo male, ma poi per un problema alla caviglia non è mai stato effettivamente a disposizione. La Salernitana lo ha rispedito al mittente, liberando così questi due posti, motivo per cui un giocatore come Valencia, ad esempio, che originariamente poteva essere dirottato, ecco, verso il mercato estero, in questo momento potrebbe tranquillamente finire in Serie B per maturare, perché è un giocatore su cui la Salernitana ha fatto un investimento, vuol vedere se magari concedendogli un altro anno, magari di atterraggio più morbido nel nostro campionato, nella nostra realtà, anche se in Serie B, questo investimento poi può in realtà fruttare. Leggiamo ancora altri messaggi. Roby Avana: buonasera, il portiere è veramente valido, spero che da subito si stabiliscano le gerarchie e non inizino delle territorialismi, basta che Ochoa
faccia una partita così così e potrebbero iniziare una velenosa alternanza. Non credo, Oreste prima ricordava anche questa intervista di Costi che ha praticamente dichiarato di essere in un momento della sua carriera in cui è disponibile, ecco, ad essere seconda e ad accettare serenamente questo ruolo senza polemica. E poi Italo Caruso si riferisce a Facundo Gonzalez, di cui abbiamo parlato prima, Colpaccio si arriva in prestito, lui e Miretti insieme, Pietro Esposito che ci corre in soccorso, si pronuncia Benoit Costil. Allora, grazie Pietro per averci dato una mano. Poi ancora vediamo un po', salutiamo Maurizio Scotto di Porta, Carlo Mazzarella, ci sono speranze per qualcosa in più di un prestito secco? La Salernitana ci spera, e come, anche perché sarebbe intenzionata eventualmente l'anno prossimo a investire proprio su Gonzalez, giocatore che avrebbe voluto prendere adesso proprio prima dell'intervento della Juventus. E poi Nello Brucale, purtroppo non si può comprare ogni anno, abbiamo molti contratti pesanti che non sono nemmeno parte integrante del progetto. A tal proposito, diciamo che potrebbe sbloccarsi qualcosa in uscita in questa settimana, la Salernitana sta provando a forzare per l'esodo, ecco, anche incentivandolo se necessario, di Simi soprattutto, che è un giocatore neppure convocato per il ritiro di Fiuggi, che guadagna 800.000 euro e che non è assolutamente nei piani ed è oltretutto anche molto difficile da piazzare, visto che nelle ultime due stagioni ha fatto veramente malissimo. Italo Caruso ci chiede se la conferenza di domani sarà trasmessa, la risposta è no, perché la Salernitana lo vieta, ma nel corso della nostra trasmissione serale avremo sicuramente il video con le sue dichiarazioni. Salutiamo anche Rosa Palmentieri, che è una nostra assidua tele/web spettatrice. Marcello Vuolo, la Salernitana di proprietà 220 calciatori delle giovanili, una ventina in prima squadra, vi lamentate di qualche arrivo in prestito secco, tornate a fare le trasferte a Budoni. Insomma, Marcello risponde a qualche tifoso. Messaggi sulla questione stadio, e poi ci chiedono domani l'allenamento inizia alle 18, quindi start ore 18, fine intorno alle 19:30-19:45, quando saremo ancora lì a Fiuggi in onda. E poi ancora Anthony Russo, Vigliana e Piontek sono due posti liberi che da due mesi si aspetta di colmare. Mario Gigantino, spero rimanga di A. Oreste, ti coinvolgo su di lui, come lo vedi? Sorride, partecipa, dici un po' che aria tira, perché chiaramente Paolo Sosa, ma soprattutto i tifosi, aspettano di rivederlo in campo quanto prima. Beh, io lo dissi anche poco tempo fa, non ho la sensazione di un calciatore, al di là del percorso di recupero che sta proseguendo secondo gli step necessari, non ho l'impressione di un calciatore che voglia andare via e che forzi per andare via. L'ho visto sorridente, molto disponibile con i tifosi e quindi anche con i compagni in campo. Un paio di allenamenti fa si è fermato a provare le punizioni, scherzava con i compagni, quindi onestamente io non vedo un calciatore che ha voglia di andare via. D'altronde, voglio dire, è chiaramente la stella di questa squadra, ogni volta che si affaccia sul campo parte il coro bula yedia, soprattutto da parte dei bambini, quindi io credo che lui non abbia tutta questa fretta di andare via. Poi è chiaro, se dovesse arrivare un'offerta innanzitutto alla Salernitana, ma poi anche a lui, è chiaro che poi vadano fatte le giuste valutazioni e anche il calciatore possa poi sentire la voglia di provare ad alzare un po' l'asticella, perché ricordiamo, è un giocatore che prima di arrivare alla Salernitana aveva giocato anche in Champions League, se non sbaglio una semifinale di Champions con il Villarreal, quindi è chiaro che possa avere l'ambizione di tornare a giocare magari qualche Coppa Europea. Però io lo vedo vediamo alle tue spalle, ci sono dei ragazzini, ce n'è uno proprio con la maglietta, sì, di Dia. Non so se sono, esatto, ospiti dell'albergo o sono semplicemente in cerca di autografi. Oreste, ce ne sono, no, dei tifosi? Sì, c'è qualche tifoso, no, sono venuti anche prima al centro sportivo, rimasti delusi purtroppo perché non c'era la squadra in campo e quindi sono venuti qui a provare a caccia di selfie e di autografi. Dicevo, quindi su DA, onestamente io lo vedo tranquillo, sereno, ha affrontato anche bene questo recupero, quindi
non c'è, possiamo dire con certezza quasi assoluta, che non c'è un calciatore che in questo momento sta forzando l'amaro per andare via, assolutamente. Ci chiedono no. Come sta Mazzocchi. Mazzocchi negli ultimi giorni non si è allenato ieri, non ha partecipato all'amichevole a Frosinone, ha un affaticamento all'adduttore, però l'ho visto prima scendere dal pullman, anche lui era con la squadra nel pomeriggio nella giornata di relax, l'ho visto deambulare in maniera fluida, quindi diciamo che è una situazione che anche lui sta gestendo, credo che non sia nulla di grave, che quindi magari già da domani lo rivedremo di nuovo in gruppo ad allenarsi, se non domani sarà dopodomani. Comunque si è fermato, ecco, per non forzare, è leggermente affaticato, sono incidenti di percorso che ci stanno. Praticamente ha retto femorale ritiro della coscia destra, quindi insomma un qualcosa di ampiamente superabile. Ancora messaggi, c'è chi ci chiede, dunque Fabio De Maio: Facundo Gonzalez è un centrale prettamente mancino, non è un po' la copia di Pirola, oppure secondo voi potrebbe giocare anche al centro, ma posto che per il ruolo di centrale c'è Fazio, c'è Gyomber, la copia, come la chiami tu, servirebbe, perché per una stagione così lunga avere un altro giocatore in grado di fare il braccetto sinistro è assolutamente indispensabile, alla luce anche dell'infortunio di Daniliuk e del fatto che, a quanto ci arriva, ecco, la posizione di Bron non è che sia così salda. Motok è in uscita, andrà a giocare in prestito in Lega Pro, ripeto, con Daniliuk infortunato e che ne avrà a lungo ancora, rientrerà a fine ottobre. In questo momento hai Pirola, hai Gyomber, hai Lovato e hai Bron, basta una squalifica banalmente e puoi andare in difficoltà in un momento del campionato, quello iniziale, in cui il calendario è piuttosto favorevole. Oresti. Sì, poi c'è anche da dire che c'è Fazio, che l'anno scorso ha avuto un po' di problemi fisici, non è, ormai la carta d'identità è un po' ingiallita, è un classe 87, quindi insomma anche lui può andare un po' a ricoprire quel ruolo che, come dicevi prima, di Costil, cioè un calciatore che comunque è nel gruppo perché per le dinamiche di spogliatoio è un calciatore di esperienza, è un punto di riferimento, però non mi sento di poter affermare che Fazio possa disputare 38 partite senza neanche un intoppo fisico, quindi credo che possa servire anche per quel motivo lì. Fazio, che ha un altro anno di contratto, ricordiamo, al termine di questa stagione erano iniziati un po' i discorsi per provare a risolvere, poi è stato lo stesso Morgan De Sanctis a dire Federico deve farsi trovare pronto per quando andremo a Rivisondoli, e insomma noi l'abbiamo visto bene, non ha avuto problemi, però sta di fatto che è un calciatore che è un po' in là con l'età e che quindi fa i conti con qualche scricchiolio di una lunga carriera. E allora ci chiedono della partita con l'Augsburg, sì, la faremo vedere anche noi, la trasmetteremo sicuramente anche noi, in questo ringraziamo ovviamente la Salernitana per la grande disponibilità. Oreste, direi che è arrivato il momento di giocare al nostro consueto gioco. Oggi lo facciamo un po' prima perché giochiamo e poi andiamo a parlare invece della questione stadio, di quello che è accaduto questa mattina in Consiglio Comunale e di quello che potrà accadere poi nei prossimi giorni, soprattutto in questa settimana. Come di consueto, anche stasera offriamo al tifoso più veloce la possibilità di vincere una copia di Sentimento Granata Highlights, che è l'album di figurine in realtà virtuale che ripercorre la stagione 2022-2023. Ormai siete in tanti, ci seguite spesso, giocate anche spesso. Concetto che voglio chiarire ancora una volta è questo: fa fede la cronologia che arriva sul nostro sistema, visto che siete in tanti a scrivere magari contemporaneamente con la differenza di qualche decimo, centesimo di secondo, a molti risulta di essere i primi e magari non è così, quindi se dovesse essere così che c'è un vincitore e pensate di essere invece voi ad aver vinto, non esitate a scriverci, così insomma vi daremo la testimonianza in privato che in realtà il primo nome che ci compare è sicuramente quello. Tra poco quindi parleremo dello stadio, affronteremo questa questione, andiamo dunque con il nostro gioco, vi faremo ascoltare la voce misteriosa di un ex calciatore della Salernitana, il primo che nei commenti di Salernitana News scriverà correttamente il nome e il cognome
vincerà appunto questa coppia. Poi in privato gli diremo in che modo poter andare a ritirare il suo premio. Oreste, tu non sai di chi si tratta, ma ti dico che questa no, sera... non mi fai giocare. No, non ti faccio mai giocare, però questa sera è abbastanza semplice. Sei pronto? Andiamo. Eccolo. Di chi si tratta? Non si deve mollare, che comunque la piazza ci tiene, insomma, questa salvezza anche tranquilla. Allora, stasera è talmente semplice che vince veramente il più veloce, il più fortunato. Io lo faccio riascoltare proprio tanto per... Non si deve mollare, che comunque la piazza ci tiene, insomma, questa salvezza anche tranquilla. Eh sì, l'hanno indovinato in tantissimi. Il primo ad aver indovinato è Carmine Tedesco, che ovviamente ha centrato il punto. Giovanni Pisano, guardiamo la soluzione. Non si deve mollare, che comunque la piazza ci tiene, insomma, questa salvezza anche tranquilla. E allora, Carmine, scrivici in privato, ricordaci di essere tu il vincitore, ti daremo tutte le informazioni per poter ritirare il tuo premio. Oreste, non so se ci sono altre informazioni utili da Fiuggi, se hai modo magari di sentire anche qualche tifoso. Ti congedo per qualche minuto, così proviamo anche con il microfono ad avere qualche tifoso con noi e ci concentriamo sulla faccenda dello stadio, perché in tanti ci hanno scritto, ci hanno fatto delle domande e proviamo a fare un po' il punto. Allora, intanto giovedì ci sarà questo nuovo ennesimo incontro in prefettura, dovrebbero esserci tutti, incontro ispirato in qualche modo dalla Salernitana che via PEC ha invitato prefettura, questura e comune di Salerno ad esserci. Questa volta lo ha dichiarato l'amministratore delegato Maurizio Milan, con un ruolo di regia e non di diciamo parte chiamata in causa a scopo consultivo. La Salernitana sarà presente anche con Andrea Cardinaletti, che è il presidente, che è il coordinatore, pardon, della Commissione Infrastrutture della Lega Serie A, con cui saranno illustrati esempi di altri stadi, altre realtà in Serie A con cui sono organizzati i settori ospiti e con poca spesa e tanta organizzazione. Prendendo spunto proprio da questi altri casi, la Salernitana confida di ammorbidire anche le prescrizioni che sono arrivate nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, dagli organi che gestiscono la sicurezza, cercando in qualche modo di forzare la mano. Questa mattina però che cosa è successo? A proposito, apro un'altra parentesi, giovedì pomeriggio Maurizio Milan invece incontrerà la tifoseria, le varie anime della tifoseria, quindi non un solo rappresentante, ma tanti rappresentanti dei vari club organizzati, dei gruppi ultra, non perché voglia unire la visione, tenere una sola veduta, un solo punto di vista all'interno della tifoseria, ma proprio per ascoltarli tutti. In questo anno e mezzo, quasi due, la Salernitana ha ascoltato soltanto singolarmente le istanze dei vari tifosi, e quindi l'idea di questo forum permanente con Maurizio Milan, con lo SLO Mimmo Napoli, è proprio quella di istituzionalizzare queste riunioni, una al mese, una ogni due mesi, proprio per fare il punto, recepire le istanze, se ci sono problematiche, magari farsi portavoce in maniera sicuramente più forte nei confronti delle istituzioni. E tema importante da affrontare giovedì sarà proprio quello dello stadio, della possibilità di andare in esilio forzato in altre strutture quando ci saranno i lavori allo stadio Arechi, oppure invece di effettuare questi lavori a blocchi, settore dopo settore, prolungando i tempi, prolungando probabilmente anche i costi e i disagi, ma restando all'interno dello stadio Arechi. Cosa è successo questa mattina in Consiglio Comunale? Intanto ci sono state diverse raccomandazioni da parte dei consiglieri comunali, soprattutto dell'opposizione, con Lambiase, Santoro, Celano, Cammarota, che hanno chiaramente detto la loro, e poi c'è stata la risposta del sindaco, che ha tirato fuori questa lettera protocollata il 20 di luglio, quindi praticamente siamo a 10 giorni fa,
con la quale ha chiesto alla FIGC e alla Lega Serie A, inviando il tutto per conoscenza anche al ministro dello sport Abodi, alla Salernitana stessa, alla Regione Campania nella persona di Vincenzo De Luca, di consentire in deroga nella stagione 2023-2024 alla Salernitana di giocare praticamente senza settore ospite e di destinare tutto lo stadio alla tifoseria locale. Per la verità c'è stato anche un errore nell'intestazione, cioè questa lettera è stata inizialmente inviata al presidente della Lega Pro Matteo Marani, che insomma c'entra praticamente nulla, c'è stato questo disguido poi dopo corretto. Che cosa chiede il comune di Salerno e dove e a che cosa si appella soprattutto? Nel regolamento che le società rispettano e devono rispettare per il rilascio delle licenze nazionali, al capitolo dei criteri infrastrutturali, il punto 19, c'è scritto che bisogna lasciare il 5% della capienza dello stadio agli ospiti, quindi riservare il settore ospite con una capienza di almeno il 5% del numero totale. In deroga però, sempre in questo articoletto, c'è scritto che a discrezione della FIGC e previa richiesta da parte o della società o in questo caso dell'ente proprietario dell'impianto, che risulta essere sempre il comune ovviamente, si possono concedere delle deroghe quando ci sono dei lavori in atto. Il dubbio è legato al fatto che i lavori in realtà non sono ancora cominciati, ma è un mio personalissimo dubbio che esprimo qui e vi prego di ritenerlo come tale, di giudicarlo come tale, visto che i lavori ancora non sono iniziati e non inizieranno prima di giugno 24, se tutto andrà per il verso giusto, per bocca dello stesso Vincenzo De Luca. Insomma, abbiamo sentito nella conferenza di presentazione, vediamo proprio adesso le immagini del progetto del nuovo Arechi, che prima di quella data non partiranno i lavori e che il campionato prossimo sarà condotto sulla falsa riga del precedente, dunque senza curva nord. Ora c'è questo nuovo colpo di scena, questa nuova richiesta che è stata fatta. Io francamente ho qualche dubbio che possa essere accolta, ma in caso di accoglimento potrebbe essere un modo, ecco, per aggirare l'ostacolo, magari non saltarlo ma passandoci accanto. Tutto ciò non impedirà, come dicevo, un nuovo confronto giovedì in prefettura, proprio per provare parallelamente a seguire un'altra strada, cioè quella comunque già tracciata dalla Salernitana, con i beta fence movibili, con un'area di raggruppamento degli ospiti, con un parcheggio magari minore, o in seconda battuta con l'ipotesi delle navette, che a quanto pare non è stata del tutto scartata, perché comporterebbe sì un aggravio di costi per sostanzialmente lo Stato, perché il numero di poliziotti impiegati dovrebbe, forze dell'ordine, quindi non solo poliziotti, dovrebbe crescere rispetto al solito, perché queste navette andrebbero poi scortate, ma tutto sommato lo si fa già in altri impianti, Genova, Bergamo e non solo, e credo che tra le varie soluzioni già applicate in altri stadi, la Liga Serie A porterà anche questa. Vedo Oreste in compagnia di alcuni tifosi, grandi e piccini. Oreste! Sì, esatto, perché sono con Giuseppe, che è salernitano, vive a Roma, fa parte del consiglio direttivo del club Colosseo Granata. C'è anche la piccola Fatima qui, che non so se riusciamo a vedere, che c'è eccola qua, adesso si vede perfettamente, con la maglia di, girati, di Ochoa, che purtroppo non è ancora qui, arriverà, quindi sei stata sfortunata, però sei riuscita ad avere qualche autografo e qualche selfie? Candreva. Quindi diciamo che alla fine sei rimasta contenta, sì, lo stesso. Siete arrivati oggi, immagino, insomma, sì, qui siete a due passi. Purtroppo la squadra oggi non si è allenata, però domani ci sarà allenamento, quindi siete venuti qui davanti all'hotel, insomma, per vedere qualche calciatore, qualche insomma, sensazioni su questa squadra che sta nascendo. Manca qualcosina, perché la struttura, diciamo, c'è già, l'ossatura c'è già dall'anno scorso. Guarda, io l'idea che mi sono fatto è quella che comunque la squadra, l'ossatura c'è,
Quindi già che l'ossatura c'è, come dicevo, diciamo, parlando tra di noi con il club, stando insieme, riunendoci, parlavamo proprio di questo e dicevamo già, proprio perché essendo già l'ossatura siamo già ad un buon punto, un buon livello, perché come ben sappiamo le squadre quando in ritiro fanno un ottimo ritiro e sono già, diciamo, tra virgolette, all'80% già formate, è un buon punto, anzi già siamo più di un passo avanti. Certo, qualche piccolo tassello va inserito con molta calma perché, come vediamo, comunque il mercato è fermo e quindi, essendo un mercato fermo, un mercato molto, molto bloccato, è anche difficile trovare i giocatori giusti da inserire al punto giusto e da inserire all'interno di questa squadra che è molto, diciamo, da quello che io sto vedendo dai video e quant'altro, la vedo una squadra molto unita, molto compatta. Quindi, ragazzi, li vedo molto sereni. Una società seria, una società ambiziosa, e io, almeno dal mio punto di vista, sono molto fiducioso e, non, e molto speranzoso, e penso che quest'anno faremo un ottimo campionato. Tasselli da inserire, quali? In quali ruoli? È arrivato adesso un portiere esperto come Costil, che sarà probabilmente il secondo di Ochoa, ma dove manca qualcos'altro? Guarda. Secondo me, magari forse un ottimo attaccante, un altro ottimo attaccante da affiancare a Dia, e i laterali che chiedeva Sosa, e che sono sicuro che il nostro direttore sportivo De Santis sicuramente lo accontenterà. Io posso dire che Mister Sosa è un grandissimo allenatore e siamo fortunati ad averlo. Grazie, lasciamo Giuseppe perché sono arrivati proprio in questo momento adesso provo a mostrarteli dal campo. C'è Mister Paolo Sosa, Giulio Maggiore, c'è anche Vincenzo Fiorillo con Benoit Costil, insomma tutti reduci dalla giornata in palestra, come ti avevo raccontato, e si sono fermati per qualche autografo, sempre disponibilissimi anche Mister Paolo Sosa, soprattutto con i più piccoli. Ebbene, sono immagini molto belle che avevamo già visto Oreste Arrivisondoli, ma che rivediamo volentieri ancora una volta. Non so se ci sarà poi opportunità di approfondire il discorso legato soprattutto a Fiorillo, che è arrivato praticamente all'ottavo, nono giorno di stop, anche se l'arrivo di Costil mette un po' tutti più al sicuro, non solo per la partita con l'Augsburg del 5 agosto, ma anche per il match di Coppa Italia. Gli ultimi commenti prima di salutare Oreste, che continua, grazie, a farci vedere le scene all'esterno dell'albergo di Fiuggi. Dunque, sono tanti amici che non concordano con il modo di fare delle istituzioni. E poi ancora Nino 40. Per la Nord non è possibile tornare al passato, tifoserie contro giù, sopra quelle della Salernitana, il parcheggio fuori con i container, diciamo che non è esattamente una soluzione da 2023. Peraltro, Nino, io ricordo anche con i container degli incidenti, quindi insomma non sono stati poi un deterrente favoloso, perché purtroppo sono capitati appunto degli incidenti anche così. Raffaele Citro, la deroga la puoi fare se ci sono i lavori, ma i lavori non partiranno sicuramente quest'anno, forse l'anno prossimo. E poi ancora, vediamo un po'. Audio da Serie C, Danny, scusaci, vorrà dire che torneremo in Serie C. Purtroppo abbiamo qualche difficoltà, ci scusiamo. Ancora, dunque, Danny si corregge da Serie D, allora dovrai guardare altre cose da Serie A. Vediamo un po'. Enrico Carraffiere ci chiede quanti abbonamenti la Salernitana non ha ancora inviato il consueto report, ma credo che insomma quota 10.000 forse dovremmo esserci. Sicuramente una cosa Alfonso, ti importante. interrompo un Sì. secondo perché Giuseppe, che è stato con noi ai nostri microfoni poco fa, ha portato anche un pensiero a Mister Sosa, quindi un bel pensiero, perché il mister sappiamo che quando si tratta insomma di buon vino non si tira indietro, e quindi ha ricevuto questo pensiero, ha firmato
un po' di autografi, sempre bello. Era successo già a Rivisondoli, ovviamente, con il pensiero che era arrivato da parte del club Maisole, anche il club Colosseo Granata ha voluto omaggiare il mister che, come vedete, come sempre, super disponibile e gentile con i tifosi. Sono scene, insomma, che fanno piacere e che dobbiamo far vedere. Scusami se ti ho interrotto, ma era meritevole, insomma, questa parentesi. Abbiamo cambiato un attimo al volo inquadratura, è il bello della diretta. Eh sì, il bello intanto brutto che mostriamo, perché insomma... Proviamo ad essere sempre belli. Ci proviamo ad essere sempre belli, dai, ma non dobbiamo essere belli noi, deve essere bello, ci impegniamo la prossima volta ad avere un audio migliore, però insomma, cerchiamo di badare ai contenuti e agli sforzi. Grazie Oreste per essere stato con noi, domani ti offro il grazie caffè, a te. Va bene? Ci ritroviamo solo il caffè. A Fiuggi, solo il caffè, Cornetto te lo paghi tu. Ok, va bene. Grazie a te per essere stato con noi anche oggi, naturalmente, grazie a voi amici che ci avete seguito anche oggi, a domani, naturalmente su salernitananews.it con tutti gli aggiornamenti nel corso della giornata, ci sarà, ripeto, la conferenza stampa di Benoit Costil alle 9.30, le sue dichiarazioni, ma anche quelle di Morgan De Santis, che poi partirà per un viaggio di mercato, proveremo a capire dove andrà, se questo viaggio di mercato sarà a tinte bianconere, poi ci rivedremo in diretta dalle 19 per raccontarvi l'allenamento di domani, lo ricordo, a porte aperte, a partire dalle 18 l'allenamento e dalle 19 la nostra trasmissione, quindi insomma seguiteci anche domani. Ciao a tutti, buona serata. Casa del commiato del cavaliere Antonio.